Amici del capoluogo, siamo qui in diretta dall'auditorium del parco per la presentazione di Cartoon on the Bay, l'iniziativa basata sull'animazione televisiva, cinematografica e cross media che si terrà qui all'Aquila a partire dal 3 dicembre. Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa. Intanto, sindaco, abbiamo visto che è arrivato il presidente. Sindaco, l'Aquila si conferma un simbolo di ripartenza anche in questo contesto. Sì, diamo un'anticipazione di un evento che in realtà si sarebbe dovuto svolgere in presenza e che si svolgerà in presenza quando le condizioni lo permetteranno, però nel frattempo abbiamo voluto dare questa anteprima con 6 film dal 3 all'8, 5 anteprime nazionali, un'anteprima mondiale, ospiti di livello internazionali, sarà un antipasto del Natale che vivrà la città dell'Aquila. Grazie mille, grazie Grazie mille. a voi. Quindi sta per iniziare la conferenza stampa che seguiremo naturalmente integralmente e alla fine sentiremo gli altri protagonisti di questo evento. Prima di iniziare con la conferenza stampa, io chiedo alla regia di inviare una breve clip di presentazione del festival con la sigla. Grazie. Esattamente, questa è la sigla ufficiale della rassegna. Per iniziare, passo la parola subito al sindaco dell'Aquila, Luigi Biondi, per gli onori di casa. Prego, sindaco, grazie. Grazie, intanto devo dire che sono molto grato a Roberto Genovesi e a tutta l'organizzazione di Cartoon on the Bay per aver voluto dare questo assaggio dell'evento che sarà nel momento in cui lo porteremo anche in presenza nella città dell'Aquila e nella città di Pescara. Lo avevamo presentato molto tempo fa, poi la pandemia ci ha fermati, però comunque questo è un antipasto di quello che avremo, non solo
Giuseppe lo spiegherà meglio, ci sono anteprime di caratura internazionale. È un programma pensato per i più giovani, continuiamo ad ampliare la platea anagrafica di coloro che partecipano agli eventi culturali della città dell'Aquila, lo abbiamo fatto per gli adolescenti e un po' di più con il contest di Emanloro, lo facciamo adesso con questa rassegna che si farà al Moviplex ed è a ingresso gratuito, sarà di sicuro un fascino perché la tradizione di Carpenter è di questo genere. Sono molto grato alla Regione Abruzzo che ha voluto portare questo evento qui da noi dopo i successi raccolti in giro per l'Italia. Questo è stato un evento molto conteso, quindi il fatto che la Regione Abruzzo sia riuscita, diciamo, a sfilarlo bonariamente ad altre regioni concorrenti è sicuramente un tratto distintivo dell'attenzione che la Regione ha anche nei confronti della nostra città. Ci saranno ospiti importanti e devo dire che a me questa rassegna sicuramente, diciamo, mi ha colpito dall'inizio perché ci sono due elementi della mia formazione che sono il leitmotiv della rassegna e uno è Nathan Never, i 30 anni di questo fumetto che si è andato ad aggiungere alla grandissima tradizione della Bonelli e il titolo dedicato a un grandissimo della musica d'autore italiana, Franco Battiato, con il titolo No Time, No Space. Io faccio appello a tutti i colleghi della carta stampata e del giornalismo in generale a dare il maggior livello possibile di promozione all'evento perché garantirà alle famiglie aquilane di uscire un po' di più da casa e ai ragazzi di ritrovarsi e di iniziare a pensare con serenità al Natale che ci attende anche attraverso la campagna di vaccinazione che è in corso e che io spero sia sempre più accolta con favore dalle famiglie, dalle persone, in maniera tale da lasciare i nostri ragazzi, quelli che vanno all'asilo, alle elementari, alle superiori, alle medie, di lasciarli liberi di vivere quanto più possibile il loro sentimento di socialità senza inutili costrizioni a cui sono stati sottoposti troppo spesso per colpa di noi un po' più adulti. Grazie naturalmente alla RAI, al RAICOM e a tutti coloro che hanno voluto darci questo gustoso assaggio di rassegna. Grazie Sindaco, prego Presidente Massimo. Beh, io non posso che salutare con finalmente questa lunga attesa apertura del Festival del Cinema cross mediale, si chiama così, giusto, e dell'animazione dei film per ragazzi che la RAI, la principale azienda di cultura, informazione, intrattenimento d'Italia e credo anche d'Europa, porta qui in Abruzzo. Sono due anni che rinviamo a causa pandemia questa manifestazione che per molti anni, insomma qualche decennio che esiste, che ha girato diverse piazze d'Italia, l'ultima era stata a Torino, io andai a Torino in Piemonte per vedere anche con i miei occhi di che cosa si trattasse, come era organizzata, se potevamo, diciamo, rispettare i parametri qualitativi e della logistica necessaria per poter ospitare un festival di rilievo internazionale. E in quella occasione, insieme al direttore Roberto Genovesi, parlammo con il presidente della RAI, insomma manifestammo tutta la nostra determinazione ad ospitare questo evento. Siamo stati, come ha ricordato Pierluigi Biondi, in ballottaggio con altre regioni che ci avrebbero tenuto altrettanto a poterla ospitare. Abbiamo conquistato, diciamo, qua sul campo
il diritto di ospitare per 3 stagioni consecutive questo evento, con un evento che arricchito rispetto alle precedenti edizioni da uno spin-off, così si chiama in gergo tecnico, comunque da una seconda, da una doppia edizione che si alternerà tra l'Aquila e Pescara, che arricchirà quindi il cartellone, sarà sempre più corredato il festival cinematografico da mostre di fumetti, anteprime, dibattiti, insomma momenti anche di approfondimento culturale, tutto ciò che ruota intorno alla cultura dell'intrattenimento e dello spettacolo per ragazzi e non solo, perché poi il cinema di fantasia e di animazione è rivolto a tutte le generazioni, non soltanto perché i bambini vengono portati al cinema dai nonni e dai genitori, quindi quando qualcuno stupidamente sottovaluta l'importanza del cinema per ragazzi e l'importanza di questo festival in Abruzzo, dimentica che forse oggi se l'industria cinematografica si regge anche grazie e soprattutto al grande sviluppo della produzione rivolta appunto ai minori, ai bambini, perché se l'adulto va al cinema da solo o accompagnato in coppia, i bambini diciamo, portano tutta la famiglia al cinema e quindi fa numeri diversi. E poi ripeto, poi i grandi eroi, i supereroi, il cinema fantasy, l'animazione, insomma, porta al cinema passioni che rimangono dentro. Stava ricordando per Luigi Biondi Nathan Never, vedendo la celebrazione che si è fatta di questo fumetto, come non ricordo con un po' di rimpianto di averlo collezionato da ragazzo e non so in quale soffitta questo prezioso tesoro di fumetti originali dell'epoca magari sono conservati, perché poi intorno a questo si muove un mondo di collezionisti, insomma. Non c'è bisogno di scomodare il top, l'Olimpo di queste manifestazioni come Luca Corsi, per capire che cosa poi si muove intorno a tutto ciò. Il mondo del cosplay, tra i ragazzi c'è una cultura, una pratica molto molto intensa. Io spero appunto che anche grazie al richiamo che la RAI saprà fare, a cominciare dai propri canali, tutta l'Italia voglia venire all'Aquila e a Pescara nelle prossime edizioni e per i prossimi 3 anni, di cui questo rappresenta peraltro un antipasto, un anticipo, un cadeau del quale siamo davvero molto felici che la RAI abbia voluto, perché penso che anche la RAI e Roberto Genovesi come direttore abbiano sofferto fin troppo questa distanza dal pubblico e questa vita virtuale. La possibilità di ricominciare a vederci, ad aprire i cinema finalmente anche con il pieno della capienza, di poter anche riottenere la presenza sul posto di attori, sceneggiatori, autori, fumettisti, disegnatori da tutto il mondo. Ricordo che quando la manifestazione si svolgeva prima del Covid e appunto senza restrizioni nei viaggi internazionali, dal Giappone, dalla Cina, dalla Corea, dall'Australia, dagli Stati Uniti d'America, dal Canada, dal Sud America, da tutto il mondo arrivavano tra i 1000 e i 1500 ospiti, più tutto gli addetti ai lavori, il mercato che si svolge quindi con tutti i tecnici di questo settore, sono migliaia e migliaia di persone che per una settimana circa occupano. Tradizionalmente si svolgeva nella settimana che precedeva la settimana santa, quindi prima di Pasqua, e adesso appunto oltre a questa collocazione tradizionale ci sarà anche una nuova collocazione settimanale nella settimana che apre invece la stagione del Natale, che è poi una delle stagioni privilegiate per andare al cinema, in cui più abitualmente si va, si offrono anteprime nuovi spettacoli, per in particolare per le famiglie nel clima festivo che caratterizza il Natale. Quindi per l'Abruzzo è una grande occasione di visibilità, una grande attrattore di visitatori, di turisti, di interesse.
faremo del nostro meglio. Sono certo che la città dell'Aquila, come quando toccherà a lei la città di Pescara, sapranno offrire il meglio dell'ospitalità, della logistica, della organizzazione e anche del calore e dell'accoglienza per poter fare di queste edizioni di Cartoons of the Bay un'edizione indimenticabile e che magari porterà la RAI a sviluppare insieme a noi progetti più duraturi di un triennio e investimenti su questo segmento, su questo settore, che troveranno senz'altro l'attenzione della regione e degli enti locali per valorizzare e potenziare e utilizzare questo momento e questo evento come un grande volano di crescita per tutto il territorio, di crescita turistica, economica, sociale e culturale. Grazie. Grazie Presidente. Allora entriamo nel vivo del racconto di questa rassegna parlandone con la Presidente di RAICOMA, Teresa De Santis, che è la struttura RAI che organizza il Festival della Dos Mediale, alla quale diamo la benvenuta, cerchiamo di abbassare le luci affinché si possa vedere. Ci sente Presidente? Sì, buongiorno. Perfetto, prego, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ai colleghi giornalisti in sala, buongiorno alle istituzioni presenti. Mi scuso per non poter essere fisicamente presente, ma ormai siamo abituati ai mezzi virtuali, quindi ci sono e ovviamente ci sono con particolare attenzione perché questo festival, Cartoons on the Bay, non è soltanto un evento di punta, un'attività di punta per noi come RAICOM in generale, ma è anche un po' la pietra preziosa del sistema dei progetti speciali a cui stiamo cercando di dare un grande impulso, un maggiore impulso, e che riporta direttamente alle mie operatività naturalmente legate all'ottimo lavoro, allo straordinario lavoro di staff che fa tutto il gruppo di lavoro alle dipendenze di Roberto Genovese, del direttore artistico, e grazie alle sue grandissime competenze. Un ringraziamento particolare naturalmente alla Regione Abruzzo che ci ospita con generosità, un ringraziamento altrettanto particolare alla città dell'Aquila, alla quale vogliamo essere particolarmente vicini per le ferite che ha subito e che ancora porta, e speriamo che da lì si possa sviluppare appunto con particolare attenzione uno degli spin-off, come diceva prima il Presidente Marsilio, che abbiamo messo in campo o che pensiamo di mettere in campo anche prossimamente, anche per noi, e riporto alla parola del Presidente Marsilio, ma anche agli auspici del Sindaco Biondi, sarebbe molto interessante e importante che riuscissimo veramente a sviluppare delle forme più integrate di progettualità, e per questo siamo disposti tranquillamente e con gioia ad impegnarci. La cosa che tengo a sottolineare è che lavorare in questo momento a partire dall'animazione su un tema che è la cross-medialità significa sì avere come primo pubblico di riferimento i giovani, ma significa anche rivolgersi a un pubblico altissimo. Apro soltanto una brevissima parentesi, poi cedo la parola a chi più e meglio di me ha lavorato e sa, cioè Roberto Genovese, immagino, verrà subito dopo, e sottolineo soltanto il tema e la questione appunto della cross-medialità. Un tempo si parlava di multimedialità, transmedialità, oggi la frontiera è appunto la cosiddetta cross-medialità. Che vuol dire? Vuol dire che oggi noi, soprattutto con lo sviluppo delle piattaforme e purtroppo la drammatica e recente, anche costante pandemia ci ha insegnato e ci ha aiutato anche a lavorare in questa dimensione, quando pensiamo a un prodotto che debba essere, diciamo, di struttura fictional e non solo, dobbiamo pensarlo in cross-medialità, cioè dobbiamo pensare che questo prodotto con varie durate, con vari formati, con varie reimpostazioni, sia a partire da un'idea forte, centrale, da un tema culturale per quanto ci riguarda, perché noi siamo un servizio pubblico e quindi questa missione per noi è determinante, sia spendibile contemporaneamente appunto in più formati e su più piattaforme o su più devices. Per molti, anni questa idea della cross-medialità è stata semplicemente una sorta di idea di marketing. In realtà è un fatto che attiene più alla dimensione ideativa e creativa con sviluppo culturale, e dunque dare al tema,
questa precisa, chiara, esplicita impostazione ha un senso fortissimo. Inoltre, il tema, l'argomento, la materia da cui partire per realizzare con più facilità prototipi è proprio l'animazione, che si presta per varie motivazioni di carattere tecnologico. Dulcis in fundo, voglio ricordare che sì, è vero, ci rivolgiamo principalmente ai ragazzi, ma cito soltanto un paio di esempi che mi vengono così a memoria, pensate soltanto ad Avatar o a Chi è incastrato con Roger Rabbit, che sono film peraltro nella memoria generazionale di molti di noi, e pensate al fatto che non sono film rivolti soltanto ai bambini, ma che sono film rivolti al pubblico più generalista in assoluto, e dove si mescolano le tecniche, dove l'animazione ha un ruolo importante e determinante. Chiudo con questo, torno a ringraziare tutti, ribadisco, ringrazio tantissimo la Regione Abruzzo che con generosità ci mette a disposizione ogni mezzo, anche economico, ringrazio l'Aquila per l'ospitalità e ribadisco all'Aquila la nostra vicinanza anche come RAI, come servizio pubblico, e ovviamente do il buon lavoro a tutti quanti, buon proseguimento e grazie. Grazie Presidente, grazie per le belle parole, riaccendiamo le luci e concludiamo con il direttore artistico della rassegna, Roberto Genovesi, che entrerà nello specifico del programma e delle attività che si svolgeranno nei prossimi giorni. Prego direttore. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti tutti i colleghi giornalisti e giornaliste. Io confermo quanto detto dal Presidente Marsilio, perché a Torino nelle ore del festival io naturalmente dovevo incontrare i rappresentanti di diverse regioni, perché quello era l'anno in cui l'accordo con il Piemonte andava a concludersi, e incontrai almeno tre rappresentanti regionali attraverso il Film Commission, e l'Abruzzo invece arrivò con il suo presidente, quindi già questo fu un segno di interesse in qualche modo maggiore rispetto ad altri. La trattativa fu abbastanza facile, abbastanza breve, ci intendemmo subito su quello che volevamo fare, quindi per noi questa intesa, questa convenzione triennale rappresentava e rappresenta un'opportunità molto grande di reciproco sviluppo del festival e del territorio. Ci è dispiaciuto moltissimo di aver dovuto, diciamo, far slittare questa convenzione, però la tenacia che unisce i coordinatori del festival con lo spirito abruzzese ci ha portato comunque a costruire un antipasto per quest'anno, che in realtà non rientra in convenzione, quindi nel 2021 noi organizziamo questo festival in assoluta autonomia attraverso i nostri mezzi tecnici ed economici. Però sottolineiamo, perché quello che vedranno in questi giorni sarà una piccola parte di quello che si fa nel festival. Certo, infatti sarà soltanto un assaggio, diciamo così. E quindi questo vi fa capire quanto noi andremo a fare. Io vi farei vedere la storia dei contenuti del festival attraverso alcune clip e poi concluderò raccontandovi un po' di informazioni sul territorio, su quello che faremo dal 3 all'8 di dicembre. Quindi la prima clip riguarda il premio più importante che diamo quest'anno, Fusaku Yusaki, che entra nella Hall of Fame di Cartoon Sunday Bay a fianco di Bruno Pozzetto, Guido Maluri e Don Bruno. Una grandissima animatrice giapponese ormai di traduzione italiana, è la storia della televisione per bambini della Rai, perché tutti i prodotti in plastilina che voi vedete, avete visto e i vostri figli e nipoti hanno visto, sono stati realizzati in Rai da Fusaku Yusaki. Plastilina per me una cosa di nostra vita, nostro mondo.
Ecco, questa, la retrospettiva dedicata a Fusako Yusaki sarà disponibile dal 3 all'8 di dicembre su Rai Play, che in esclusiva conterrà uno spazio in esclusiva in cui ci saranno tutta una serie di prodotti dedicati a Fusako Yusaki più tutta la sua, diciamo, retrospettiva tecnica, quindi in esclusiva su Rai Play. Poi naturalmente ci saranno ospiti cosiddetti tecnici, cioè quelli che poi vedrete a pescare all'Aquila di persona nei prossimi anni, hanno realizzato per Cartoon Sunday Day delle masterclass che noi faremo vedere sul sito di Cartoon Sunday Day, del Cartoon Sunday Day Channel, e gli ospiti di quest'anno li vedete attraverso questa clip che arriva adesso. No way. For reals? My name is Miike. You're really Takashi Miike? One day, a big huge spaceship suddenly filled the sky. You know, like in the movies, except it happened for real. That's where yours truly comes in. Soaring through the skies in my powered suit. Yeah, this is kind of long. Okay, cut this part too. Hi, my name is Tommy Tellerando. I've been in the video game industry for over 32 years. Jenkins e Len Manovich sono le due colonne portanti del linguaggio cross-mediale, sono le pietre miliari di questo linguaggio, di come si è costruita la televisione e gli altri media a livello internazionale sulla cross-medialità. Guagnanone, lo sceneggiatore di Gigrobo e di Freaks Out, quindi questo non c'è bisogno di presentazione, insomma sono tutti i personaggi che noi avremo anche di persona, loro e altri, quindi non solo loro, quindi per questo diciamo solo un assaggio rispetto a questa cosa. Adesso vediamo quello che vi interessa di più, cioè quello che facciamo all'Aquila dal 3 all'8 di dicembre. Sono i trailer, questa è la presentazione dei 6 film che noi avremo all'Aquila, al Movieplex, e voglio ringraziare molto il dottor Bernaschi che ci sta seguendo in questo cammino e che poi all'Aquila rappresenterà il nostro punto di riferimento esclusivo per quanto riguarda le proiezioni in città anche nelle prossime edizioni. E insieme a lui abbiamo costruito, diciamo, questa opportunità, ingresso gratuito fino a esaurimento posti, naturalmente con mascherina, distanziamento, come ci darà naturalmente
l'istituto superiore di sanità in quel momento a seconda delle condizioni. Ecco poi i film che le famiglie, in particolar modo i bambini dell'Aquila, potranno vedere dal 3 all'8 di dicembre. Queste notizie che diamo oggi, perché parliamo veramente di ingressi gratuiti fino a esaurimento dei posti per un'anteprima mondiale, un'anteprima internazionale, un film candidato agli Oscar come Wolf Walkers, insomma parliamo di sei spettacoli, uno più bello degli altri. Il 3 inaugureremo alle 18 la rassegna con il sindaco,
ma vi invito anche a non prendere appuntamenti per l'8 alle 16, perché per l'anteprima mondiale della Buona Strega di Natale noi avremo all'Aquila William Baldwin, Tom Arnold, Cristina Moglia e il regista del film Francesco Cinquemani. Saranno tutti e quattro qui con noi e saranno lieti di rispondere alle domande del pubblico, dei bambini e dei bambini in sala. Per vedere tutti i film di Cardoso che è in concorso, la piattaforma MyMovies, che è la più importante piattaforma dei festival in Italia, che ospiterà tutti i prodotti in concorso quest'anno all'edizione 2021 del festival. Hanno partecipato 300 opere per 45 paesi, è stata un'edizione multipiattaforma, però già i numeri ci fanno capire che quando torneremo poi sul territorio saranno notevolmente più grandi e più imponenti. Una piccola annotazione per il manifesto, è stato realizzato da Andrea Casciocio, quanto abbiamo detto, per celebrare i 30 anni di Natal Nera, per ricordare Franco Battiato, e vi aspetto al cinema dal 3 all'8 di dicembre, veramente con questa rassegna che al Movieplex dell'Aquila, che penso piacerà a tutte le famiglie dell'Aquila. Un saluto particolare alla mia bilancia, che hanno questi due anni dovuto sopportare le regole degli adulti, ma è stato per il loro bene, insomma. Grazie. Grazie direttore. Prima di chiudere chiedo ai colleghi giornalisti in sala se ci sono delle domande, richieste di chiarimento. Mi sembra che siamo stati abbastanza esaustivi così. Allora io ringrazio il sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi, il presidente della Regione Abruzzo Marco Mastiglio, la direttrice, una presidente di RaiCom, Teresa De Santis, che ci ha seguito in collegamento, tutti i colleghi del direttore Roberto Genovetti, tutti coloro che ci hanno seguito in streaming, auguro a tutti buon lavoro e ci vediamo al cinema. Grazie.
manifestazione attesa a lungo dall'Abruzzo, adesso finalmente arriva. Era ora, purtroppo la pandemia ha ritardato, ha fatto saltare 2 anni di edizioni di Cartoons on the Bay, finalmente arriva questo antipasto, sarà una piccola cosa rispetto a quello che vedremo durante il 22, in cui sempre la pandemia permettendo dovremmo finalmente vivere un'edizione a tutto tondo, con doppio appuntamento, nella prima metà dell'anno Pescara e di nuovo sotto Natale, prima di Natale, L'Aquila. L'Aquila ospiterà questa prima edizione, questo anticipo di Cartoons on the Bay, con delle anteprime mondiali, attori di livello internazionale, autori di livello internazionale, veri e propri mostri sacri del mondo del fumetto, dell'animazione, della cinema cross mediale e della TV per i ragazzi. È questo un festival prodotto dalla RAI, che è l'azienda culturale più importante d'Europa e che avrà quindi nell'Abruzzo il suo cuore per 3 anni. Siamo molto fieri di questo risultato e speriamo che il pubblico voglia premiare questo nostro investimento, questa nostra ricerca di far diventare l'Abruzzo protagonista delle politiche culturali, del cinema e del mondo, soprattutto con un occhio rivolto in particolare ai giovani, ma non solo. Grazie. Abbiamo sentito le parole del presidente Marsilio, adesso ci avviciniamo al direttore di questa importante manifestazione. Abbiamo detto un antipasto, ma ci saranno anteprime mondiali, anteprime internazionali, insomma, più che antipasto è un bel pranzo. Diciamo che è un brunch, ecco, è un pranzo in piedi, così, ecco. Però sì, è un'edizione che rappresenta in sintesi uno spaccato di quello che noi daremo all'Aquila e a Pescara nei prossimi 3 anni. Quindi se tanto mi dà tanto, immaginate di moltiplicare il programma di questa edizione almeno per 5, se non per 10. E quindi nei prossimi 3 anni l'Abruzzo avrà centinaia di film d'animazione, decine e decine di ospiti internazionali, decine e decine di aziende che fanno animazione, con l'opportunità anche di confrontarsi, magari giovani generazioni di abruzzesi che vogliono intraprendere il lavoro di animatori, di sceneggiatori, di registi del comparto dei videogiochi e dell'animazione, ma anche del fumetto, che possono trovare in queste due città, tra gli ospiti, personaggi che possono dargli una linea su come costruire il loro futuro. Naturalmente noi abbiamo già contattato le università di Teramo, dell'Aquila, eccetera, per poter realizzare anche dei percorsi formativi per le scuole superiori, per cui le nostre masterclass genereranno punteggio universitario. Stiamo cercando e faremo un bando anche per gli stagisti sul posto, quindi cerchiamo anche di avere ragazzi del luogo che possano lavorare per noi durante questo periodo. È tutto realizzato in collaborazione con la Regione e con i comuni, perché noi intendiamo lasciare sul territorio ciò che la Regione e il Comune ha dato a noi dal punto di vista economico, e quindi ricambiare costruendo un percorso. Ecco, abbiamo visto che già dall'8 dicembre, insomma, ci saranno importanti protagonisti qui all'Aquila, ne annunciamo qualcuno? Sì, l'8 dicembre, prima dell'inizio del film, quindi intorno alle 17:30, noi saluteremo il pubblico con William Baldwin, Tom Arnold, Cristina Moglia e il regista Francesco Cinquemani. Sono tutti nomi che non c'è bisogno che io vi racconti, basta andare in internet, basta vedere di chi stiamo parlando. Attori di grandissimo peso internazionale, con centinaia di film alle spalle, quindi immagino che possa essere un momento di grande richiamo. Grazie mille, grazie mille. Grazie. E quindi l'appuntamento è dal 3 all'8 dicembre all'Aquila per il Cartoons on the Bay.